Grande Mauro, scusa, ma il timer è fasullo perché dice a 30 secondi, a un certo punto 2 e ha staccato. No, Ti vabbè. lascio finire perché io come te non amo lasciare le cose a metà. Grande, è per questo che ci capiamo. Proprio per quello stavo dicendo, che è sempre un piacere farmi due chiacchiere con te. Uno, perché ci facciamo un sacco di risate, piamo per culo a tutti, e quindi questa è una cosa che mi piace. Io mi pio per culo in prima persona e mi piace comunque pio per culo pure gli altri, giocare così, sempre sullo scherzo, nel limite del possibile. A meno che Quindi. te fanno scherzo tipo quello d'Alessio che ti ha fatto fan versione a Pasquetta, no, che era il 1º d'aprile. Prima d'aprile sulla Porco giù bombina. da là. Là è stato veramente lo scherzo più brutto che ho mai visto. Ha rischiato lo Porca miseria. Io scudo. mi sono cagato sotto quando ho sentito te che sbroccavi col vocale. Ancora se l'è salvato sulle note. Sì, ogni tanto lo Eh rimette. sì, quando gli manco se lo sente. Mannaggia. No, comunque niente, alla fine a parte ringrazio a te, e volevo ricordare ai ragazzi comunque di pazientare un altro po', stare a casa, specialmente le generazioni, quelle un po' più piccoline di noi, no? Che sono quelli più difficili da mantenere dentro casa, no? Gli adolescenti, ragazzi, ci dovete sta voi, ci dobbiamo sta tutti, più ci stiamo e prima finiamo con questa rottura de cazzo. Tutto qua, quindi con un augurio di tornare sicuramente più forti di prima. Questo è quello che volevo dire. Poi niente di che, questo stavo dicendo. Perfetto. Mauro, io ti ringrazio tantissimo, ovviamente ti auguro il meglio, soprattutto di questa cosa del corso bambini che te ci vedo a te, con tutti questi nanetti che te girano intorno e te con tutti che si mettono in riga. Diciamo che il mio punto debole sono i bambini, questo. Anche se ci vuole tanta pazienza, però ho tempo per prendere comunque la nera e ho tempo per prendere altra pazienza. Sicuramente non posso fare MMA e fare il turno del Brasile, quindi quando smetterò. Dopo la cintura, dopo che avremo fatto sto match con uno dei due, È apriremo fatto. sto corso del Brazilian Jiu-Jitsu per bambini. Sì, è una cosa che manco la voglio mettere, sicuramente nell'accademia che sta qua a Terracina facciamo più sport, il Brasilia non lo fa, lo facciamo, ma solo per i ragazzi che fanno MMA, capito? Quindi Ah, voglio ok. mettere proprio un turno di Brazilian esclusivo, è uno dei miei sogni, diciamo, no? Per Terracina più che altro. Perfetto, perfetto. Allora Mauro, io ti ringrazio tantissimo, ci sentiamo ovviamente pure in privato Ma e niente, speriamo di rivederci presto sul tatami o di rivederti prestissimo in gabbia, magari per il titolo contro uno dei due mamma mia, balordi che adesso hanno il match il 29 maggio. sì, sicuro prima ci vediamo prima sul tatami che in Sì, sì, gabbia con sì. loro, però non vedo l'ora, mi tremano le mani a uno dei due, solo che pensa uno dei due, quindi Però è più l'indiano, Bulla, com'era? Mi sono scordato. sì, Dai, dai. Perfetto, è calda, capito? Questo. Mauro. Va. Oh, grazie ancora, un abbraccione. E fai Grazie complimenti ai bambini che ti hanno ascoltato, hai visto? Non ti hanno dato fastidio. a te. Hai visto che bravo? Mo che vado, Stati bravissimi. me devo mettere a giocare con loro, sicuro. Devo scendere a compromessi. Vabbè, mi pare giusto. Salutami tuo fratello pure. Sì. Grande, Grande Maurone, un grande. abbraccio, Abbraccione. grazie ancora, Ciao, ciao ciao. ciao ciao.